RS Lauria contro Hbro, entriamo in collegamento quando il match è ancora sullo 0-0 con Mario Badolato che prova a servire sulla destra il compagno che tenta lo scambio con Cristian De Riso. Primo caso di commento tecnico affidato all'arbitro. Buongiorno. Danilo Prodò. Mi manca fare le telecronache. Sì, eh? Tantissimo. C'è un avvicendamento in corso a quanto pare. Sorrentino promosso a pieni voti. Va bene così. Seguiamo questa manovra offensiva con Badolato che cerca la sponda di resa per De Riso. Anticipato, qui c'è un contatto dubbio. Attaccata al corpo. Te la spiego anche. Attaccato all'abbraccio, dice il signor Prodomo. Sarà rimessa laterale in zona d'attacco per il Lauria con De Riso alla battuta. Problemi con la rete. Allora possono ripartire gli Hbro che sono ancora a quota 0 punti, rischiano di fare la fine del Bari. Hanno vinto. Vittoria, due vittorie, una con lo Sporting abusivo e una non. Yeah, bro, a me Armando Giletta perde tutte le partite, stava avvilito. Non è vero, hanno vinto. Lo Sporting abusivo, un 11-1 roboante. Allora, motivo di gioia per Yeah, bro, che possono iniziare a ingranare. Vediamo qui la manovra sulla fascia, stoppata subito. Allora c'è Badolato che può chiedere uno due al compagno De Riso. Non lo ottiene, fanno buona guardia i difensori di Yeah, bro. Possono sviluppare la manovra in fascia destra, palla in avanti, anticipo. Mangoni, chiusura strepitosa, a volio di testa. Palla per un compagno, sarà fallo laterale per Hbro. Palla sulla del mezzo, Badolato forse commette fallo per Prodomo, tutto regolare. Allora c'è De Riso che potrebbe far viaggiare il compagno in fascia a destra. C'è la chiusura del difensore di Hbro, si ripartirà con una rimessa laterale per l'RS Lauria. Che caldo, eh? Mamma mia, guarda, mi frutta la testa. Frutta la testa? Saranno i moscerini, forse, altro che caldo. Servirebbe una borraccia. La cosa bionde, vengono addosso. Servirebbe la mia borraccia. Vedo il giallo. Servirebbe la mia borraccia. Bravo. Frasi confuse di gioco. Servirebbe un lampo di Cristian De Riso o di Mario Badolato per risolvere questo match. A voglio, l'ex di turno. Chiude in fallo laterale. Ed è un derby molto bloccato in queste fasi iniziali. Servirebbe appunto uno spunto degli uomini di maggior classe. Con la palla per Badolato prova a servire un compagno in fascia destra, prova a tirare, a volo respinge e può far ripartire i suoi. Una scodellata in avanti. Cazzo. Professore di palla. Mazzone. Frammette di mezzo e c'è la rete! 1-0 di Di Marino di testa. Di Marino va a segnare il gol del vantaggio per Hbro, che dunque bloccano il derby. Ci manda tanti baci e proprio su questa rete chiudiamo il nostro collegamento. 1-0 per Hbro. Siamo con Di Marino, MVP della partita che Hbro hanno vinto contro i cugini di Lauria. Bella prestazione di squadra, un commento su questa gara. È stata una partita difficile, però ce la meritavamo, credo, anche se stavamo in 5 con uno che non conoscevamo. E poi ce l'hanno bene. Infatti, l'importante è vincere. Mando un messaggio per i cugini che hanno perso in maniera abbastanza scottante questo derby. Lo devo ricordare, Lorenzo è una vippa, Cristiano ne parliamo. Stanno a vincere su Amazon. Stanno accusando me. Senti un poco. Accusando, pensano di essere più forti. Dopo questa vittoria, cosa pensate di aspirare in questo torneo? Abbiamo perso un sacco di partite inutilmente, ma arriviamo in alto, non c'ho qua. Va benissimo, grazie.